Bella questa solennità dei santi, fratelli e sorelle. Bella perché, come dicevo all'inizio, ci fa guardare oggi, ci fa contemplare quella parte più bella della Chiesa. Oggi la Chiesa gioisce come madre feconda per i suoi figli più belli, per quelli che hanno realizzato nella loro vita il disegno di Dio, che hanno vissuto il loro rapporto con Cristo. Chi sono i santi che oggi celebriamo? Sono i santi del calendario? Sarebbe troppo poco. Sono tutti i santi che sono stati iscritti in tutti i calendari liturgici, in tutti quelli locali. Ogni giorno, se andiamo a vedere nel calendario, normalmente ci stanno da 30 a 50 santi. Anche quelli meno conosciuti, sarebbe ancora troppo poco. Allora chi sono i santi che oggi celebriamo? Ce l'ha detto Giovanni nella prima lettura. Ecco, vidi una folla immensa che nessuno poteva contare. I santi di cui oggi la Chiesa fa festa sono questo popolo sconfinato, immenso. Sono i nostri fratelli e le nostre sorelle che nella vita hanno centrato il bersaglio. Tanti di loro non sappiamo i nomi, ma forse sono anche i nostri familiari. Abbiamo conosciuti, abbiamo vissuto con loro, ci hanno fatto vedere il volto di Cristo, i gesti suoi. E oggi la Chiesa gioisce nel vedere realizzata tanta santità nei suoi figli. Ma come si fa a diventare santi? Ecco, perché oggi, come io direi prima, perché oggi celebriamo questi santi? Per aggiungere alla loro gloria qualcosa? Già San Bernardo, in una omelia di questa solennità, lui dice così: a che serve tanta gloria? Perché questa festa? Forse noi possiamo aggiungere qualcosa alla gloria dei santi? No, anche quando porti fiori, accendi un lumino, a loro non aggiungi nulla alla loro felicità. Noi pensiamo che se gli portiamo il fiore sono contenti, se non gli portiamo il fiore non sono contenti, come se fosse il fiore a rendere a mutare la gioia dell'immensità. Loro stanno a godere il volto di Dio, loro hanno raggiunto la pienezza della gioia e della felicità, e quando la misura è colma non puoi aggiungere più nient'altro, nient'altro. Allora tutto quello che facciamo serve a noi, non serve a loro. Perché serve a noi? È sempre San Bernardo che lo dice. San Bernardo dice: io quando penso ai santi ardo di desiderio per il paradiso. I santi ci mettono nel cuore il desiderio della santità. Sono questi fratelli che ci dicono: io ce l'ho fatta. Perché noi rischiamo di cedere a una tentazione che è un po' subdola, che quella che di sentirci dire: ma tu pensi che il Vangelo lo puoi vivere fino in fondo? Tu ci credi che il Vangelo si può vivere fino in fondo? Allora tu dici: beh, no, come fai? Allora cedi ai compromessi, dici: questo non, come si fa a vivere fino in fondo il Vangelo? Questo si può fare, questo no. Allora tu ti fai un Vangelo un po' ridotto, come c'è il Bignami, no? Quelli che devono studiare all'ultimo momento, quando non hanno studiato durante l'anno, comprano quel compendio dove ci sono le cose essenziali, e tu pensi che facendo un po', ecco, rabbattandoti alla fine, puoi raggiungere lo scopo. No, non è questo, non è questo. Allora la liturgia ci viene incontro, ecco, ci ha detto intanto che è questa folla
sconfinata che nessuno può contare. C'è anche un numero, 144.000, che è simbolico, perché Giovanni scrive anche usando il linguaggio del tempo, ma lo facciamo anche noi quando tu dici vado a fare 4 passi, che fai? Ne conti 4 e poi ti torni indietro, già ne fai 8. Ecco, se, oppure dici sono stato, ho aspettato 2 ore, c'è un modo di parlare che a volte te l'ho detto 1000 volte, quante volte l'abbiamo detto tutto, te l'ho detto 1000 volte, ma tu hai contato 1, 2, 3 fino a 1000. Ecco, ci sono dei modi di dire che gli evangelisti hanno anche usato nello scrivere, hanno usato una mentalità e un modo corrente di parlare. Allora Giovanni, quando dice 144.000, è proprio questa, le 12 tribù di Israele, le antiche tribù di Israele, e le 9 tribù che sono gli apostoli, 12 per 12, 144, è perché, cioè, si salverà il vecchio e il nuovo Israele, e se qualcuno ancora non l'avesse capito, lui dice per mille, te lo dico un'altra 1000 volte, cioè la salvezza è un dono, la santità che Dio ha pensato per tutti, non l'ha pensato solo per San Francesco, Santa Chiara, Giovanni Paolo II, ecco, e noi ci dobbiamo accontentare un po' delle briciole della santità, no, a noi tutti viene fatto questo dono, anzi ci è stato già fatto nel battesimo, di vivere una, o di portare a compimento una santità che già in noi è iniziata con il dono del battesimo, perché il battesimo ci ha innestati in Cristo, che è Lui il Santo per eccellenza, e noi proprio perché abbiamo in noi la vita di Cristo che possiamo raggiungere la santità. Non è frutto solo di sforzi nostri, ma è frutto del dono che Dio ci dà, dello Spirito che opera in noi e della nostra collaborazione, perché siamo chiamati anche noi a collaborare all'opera di Dio. E se ancora noi dicessimo, come si fa a diventare santi? Ecco ancora la liturgia, con questo bellissimo brano del Vangelo che sono le beatitudini. Qualcuno dice che se si perdesse tutto il Vangelo e rimanessero solo le beatitudini e noi vivessimo le beatitudini, viviamo tutto il Vangelo, perché qui sì che c'è una sintesi, ma una sintesi davvero, ecco, di vita nei contenuti. La scena è solenne, Gesù parla a queste folle sul monte come il nuovo Mosè, dà questa nuova legge, e se noi, ecco, ci chiediamo, ma chi è questo beato? Beato, beati, beati. Il beato per eccellenza è Gesù, Gesù. Allora le beatitudini, la prima cosa che fanno è che ci descrivono, ci tracciano il profilo di Gesù. È Lui il povero per eccellenza, è Lui che piange per la sorte dei fratelli, è Lui. È il ritratto del Figlio di Dio, di Gesù. Questo vivendolo anche noi, ecco, attraverso la vita delle beatitudini, noi possiamo vivere ciò che Gesù ha vissuto, o meglio la vita sua nella nostra vita. Allora ecco che le beatitudini sono un'indicazione per vivere quello che Gesù ha vissuto. Facciamo così una veloce lettura. Beati i poveri in spirito, ecco, Matteo precisa rispetto a Luca, in spirito, non sono i poveri di spirito, perché i poveri di spirito piccolo significa in spirito, ecco, sono cioè coloro che si sono fatti poveri per amore dello Spirito, coloro che hanno dato ascolto allo Spirito e grazie alla voce dello Spirito si sono fatti poveri, poveri in tutti i sensi, sia materialmente che condividendo tutto con i fratelli. Beati, dice, perché di essi è il regno dei cieli, come ha fatto il Figlio di Dio che ha lasciato i cieli e si è fatto povero diventando uno di noi. Beati quelli che sono nel pianto. Chi sono beati quelli nel pianto? Chi sono i disperati, quelli che piangono perché soffrono? Possono essere beati? No, qualcosa non va. Ma qui c'è
tutta una tradizione biblica di coloro che piangono per la sorte di Gerusalemme, di Pietro che piange per i propri peccati, di chi piange anche per i peccati e la sofferenza degli altri, per chi pensando a quello che è successo, alla sorte di tanti nostri fratelli a causa del terremoto, sente anche una contrizione, un dolore nel cuore. Coloro che prendono a cuore la sorte dei fratelli, coloro che piangono per i propri peccati, coloro che si affliggono per i peccati della Chiesa, coloro che sono che piangono perché la Chiesa non è unita, coloro che piangono perché ancora non abbiamo raggiunto la santità. Ecco chi sono beati, quelli che piangono. Ecco, quelli che piangono e soffrono per i peccati propri dei fratelli della Chiesa saranno consolati. I miti, beati i miti, i mansueti, coloro che rinunciano sempre a qualunque sorta di violenza, non vogliono mai ricorrere alla violenza, neanche nei casi estremi, e vogliono essere mansueti, come mansueto è stato Cristo, che si è consegnato come pecora condotta al macello dinanzi ai suoi uccisori. Beati costoro che, ecco, affrontano tutto con la mitezza. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. La fame è un bisogno dell'uomo, unita alla sete si uniscono i due più grandi. Già avere fame a volte è tremendo, avere fame e sete insieme significa sentire un grande bisogno nel cuore, non di giustizia, non che Dio venga con la spada a fare giustizia, a punire i cattivi, a premiare i buoni. La giustizia nella Bibbia è la volontà di Dio, la volontà di Dio, perché è la cosa più giusta che l'uomo può fare. Beati quelli che hanno fame e sete di fare la volontà di Dio, perché saranno saziati. Beato se tu nel cuore c'hai fame e sete di fare la volontà di Dio. Beati i misericordiosi, coloro che fanno della misericordia il loro modo di relazionarsi con gli altri. Il misericordioso per eccellenza è Dio. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli, ci dice Gesù. Beato chi questa misericordia la accoglie da Dio e la dona ai fratelli. Beato chi ha occhi di misericordia per gli altri, come l'ha avuto Gesù. Beati i puri di cuore. Chi sono i puri di cuore? Questo è stato sempre un po' associato agli aspetti un po' legati alla sessualità, ma non è solo quello. Il cuore puro nella Bibbia è il cuore trasparente, e chi non ha il cuore doppio, chi non dice una cosa con la bocca e poi ne fa un'altra nella vita, chi ti dice una cosa davanti e poi ne dice un'altra dietro. Ecco, il cuore puro è vedere in una persona ciò che c'ha negli occhi, nel volto, c'ha nel cuore, c'ha sulla bocca. Ecco, chi non sa dire menzogne, chi è cristallino, chi fa intravedere tutto della propria vita. Beati i puri di cuore. Questa purezza dello sguardo gli permetterà di vedere Dio. Beati gli operatori di pace, quelli che si danno da fare, che non sono coloro che vogliono vivere in pace, lasciatemi stare in pace, voglio stare tranquillo. No, gli operatori di pace sono coloro che rinunciano alla pace della propria vita per creare la pace tra gli altri, coloro che magari tra gli amici, tra le famiglie, poi ai livelli più alti, ma noi, ecco, ci accontentiamo di farlo laddove viviamo. Coloro che si danno da fare per mettere la pace tra gli altri, non riportare quello ha detto questo di te. Questo è seminare zizzania, questo è l'opposto dei figli di Dio. Chi riporta le cose che ha sentito per mettere l'odio e il rancore negli altri non fa mai l'opera di Dio, ma l'opera del demonio, l'opera del demonio. Invece tu dici, ecco, beato se tu ti dai da fare perché gli altri vivano uniti, perché una famiglia viva unita, perché un gruppo viva unito, perché una comunità religiosa viva unita, perché una comunità parrocchiale viva in pace. Beato te se lavori per la pace senza stancarti, rinunciando persino alla tua pace, purché gli altri vivano in pace. Sarai chiamato figlio di Dio, sarai chiamato. Beati i perseguitati per la giustizia, ancora beati coloro che sono perseguitati per la volontà di Dio.
e poi ancora alla fine dice beati voi, tutto si conclude, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi, rallegratevi. La cosa più bella che può fare un cristiano è testimoniare l'amore a Gesù, l'amore ai fratelli con il dono della propria vita. Che il Signore da oggi ci metta nel cuore un po' più di desiderio di vivere il dono della santità, che è già un dono fatto a tutti noi e che in tanti fratelli ha già raggiunto la pienezza.